Cari amici, benvenuti in questo video di Yandere Simulator. Oggi ci occuperemo di una studentessa in particolare che popola l'Academy High School e per l'occasione mi metterò le mutande da pettegolezzo, ovvero quelle di pizzo nero. Adesso capirete perché. C'è una persona in questa scuola che ha la personalità fragile e sto parlando di Oruda Puresu, come potete vedere appunto dalla scritta fragile. È una ragazza molto timida e riservata che solitamente se ne sta per i cavoli suoi a leggere, pranza da sola e viene presa di mira dai bulli. Per qualche ragione dà l'impressione di essere una che potrebbe diventare molto violenta se spinta al limite, ed è quello che faremo oggi. Il nostro obiettivo sarà quello di spettegolare tantissimo sulla povera Oruda, in modo che le bulle comincino a prendersi gioco di lei, per vedere un po' che cosa accadrà quando le diremo chi c'è dietro la sua reputazione rovinata. A quanto pare la povera Oruda potrebbe essere utilizzata per il metodo suicidio-omicidio senza dover per forza ricorrere a tranquillanti, rapimenti e cose varie. Scopriamo insieme come fare. Ciao Oruda! Ciao piccola, come stai? Ti senti bene per ora? Ti senti bene? Finirà presto, tranquilla. Giusto per rendermi un pochino più facile il compito di spettegolare, farò in modo di entrare nel club dei videogiochi. Così potrò boostare un pochino le mie abilità sociali. Perfetto Ayano, hai preso il tuo power up e adesso siamo pronti per spettegolare male. Parliamo della povera Oruda e ovviamente purtroppo perderò anche reputazione, quindi dopo metterò a complimentare lo studente per dirgli quanto è stato carino ad ascoltare il mio pettegolezzo e quanto è carino oggi. Ecco, così avrò il bonus. Ehi, ciao amici del club, spettegolerò con tutti voi, con tutti voi. Anche con te my wife, anche con te, vabbè, anche con te, non me ne fregava niente di te, ma visto che ci sei, Midori, d'accordo, parliamo anche con te. Ok, al momento ho parlato con 4-5 persone. Vediamo come sta la reputazione di Oruda. È già scesa di 20 punti. Non devo far altro che continuare. So che a te non frega assolutamente nulla di Oruda, però voglio parlare un po' male di lei anche con te. Ovviamente anche Musume deve saperlo, visto che lei è una bulla. Mi sembra la persona più giusta per sapere certe informazioni. Chissà se anche Budo è interessato. Ehi, Budo, lo sai che sei veramente sexy? Lo sai che sei molto sexy? Mi ringrazi perché ti ho detto che sei sexy? Budo, pochi sono belli come te. Ah già, ma dovevo anche spettacolare un pochino io, giusto? Certo che lui ha una voce molto più sexy di quella di Senpai, c'è poco da fare. Ok, vediamo un po' la reputazione della povera Oruda, come sta messa. Ok, direi che posso anche smettere di rompere adesso. Eccola qua che se ne va in giro col viso mezzo coperto dalla frangetta come al solito. Piccola curiosità su di lei: un tempo aveva la gonna più lunga, poi è stata accorciata per essere uguale a quella di tutte le altre studentesse. Ok, al momento qui che mangia da sola, ma la cosa non mi stupisce perché comunque lo farebbe lo stesso. Eccola qua, a quest'ora sta pulendo una classe che stranamente non è la sua, ma si vede che nel turno di pulizia toccava a questa. Quindi adesso fino alle 4 circa rimarrà qui a pulire e poi se ne andrà per i cavoli suoi. Alle mutande nere, le ho viste, alle mutande nere come me. Ok, sono una maniaca e questo sarebbe un ottimo momento per buttarla di sotto, ma non lo farò perché per lei ho altri progetti. Quindi, cara Oruda, pulisci pure in pace quei cancellini che per oggi sei salva. Sento ridacchiare. Devono essere le bulle che si stanno divertendo male di qualcuno, pure lei è qui. Chi è che sta ridacchiando? Ecco di che cosa stavano ridendo quelle ragazze. Stavano scrivendo questo sul banco di Oruda. Vediamo se riesco a farvi vedere l'animazione. Ok, quando si arriva a scuola la mattina il banco naturalmente è pulito, ma ho paura che presto non lo sarà più. Ecco il gruppo di bulle che è appena arrivato. E infatti stanno entrando tutte qua dentro, tutte assieme, che tenere. Tutte intorno al banco ovviamente di Oruda, che scrivono cose orribili. Guarda come se la ridono, guarda come se la ridono, maledette. E ovviamente stanno finendo la loro opera di distruzione. E adesso che hanno finito, ognuna se ne va per i cavoli suoi. Tra l'altro Oruda non è nemmeno da quell'altra parte a leggere il suo libro. È qua giù depressa che sta seduta e non pensa a niente, probabilmente, se non a quanto la prendono in giro le bulle. Sento ridere le bulle. Mi sa che si stanno divertendo un pochino troppo in questo momento, visto che lei è andata al banco con tutte le scritte. E adesso stanno ridendo, ecco, adesso arriveranno tutte a prenderla in giro. Guardale! Guardale come si divertono male! Guardale! Con quanta cattiveria!
con quanta cattiveria la bollizzano. Allora, per prima cosa, oggi lasciamo un bigliettino alla nostra Oruda per darci appuntamento sul tetto. Parleremo di bullismo, ci vedremo sul tetto, abbiamo detto, e ci vedremo alle 7:15, ok? Anzi, facciamo 7:30 per sicurezza, vai. Così ho il tempo di scattare qualche bella foto. L'ha visto, l'ha visto. Huh? What's this? Ok, ci vediamo sul tetto tra mezz'ora. Intanto io farò qualche bella fotina. Per esempio, potremmo dare la colpa a Cocona, no? A Cocona e anche alla sua amica Sakimiyu. Facciamo una foto che ritragga entrambe mentre chiacchierano tra di loro. Questa foto la mostreremo magari alla povera Oruda in modo che creda che la fonte del suo problema siano o Cocona o Sakimiyu. Vai, corri Cocona che devo farti la foto! E mentre ci siamo facciamo la stessa cosa anche con lei. Mandiamola a parlare con Cocona e scattiamo le due foto. Non ho ancora idea di quale foto mostrare a Oruda, ma lo scopriremo presto. Al momento Oruda è qui dietro depressa che aspetta alle 7:30. Aspettiamole anche noi insieme a lei. Eccola! Eccola che sta correndo verso il terrazzo! Dai che corro anch'io con lei! Ok, non la voglio buttare di sotto, la voglio aiutare. Ehi, ho trovato il tuo bigliettino. Cosa mi volevi dire? Senti, mi dispiace parlare di queste cose, ma non posso starmene sempre zitta. Io so chi c'è dietro questa ondata di bullismo che ti è piovuta addosso. Per favore, guarda questa foto. Vediamo un po' che foto potrei mostrarle. Proviamo con questa. Questa è la persona che manda in giro i pettegolezzi e ti ha rovinato la reputazione. Ho paura che non si fermeranno a meno che tu non gli distrugga la vita. Ah sì? Quindi tutto questo mi è capitato a causa sua? Grazie per avermelo detto. Io ho bisogno di tempo per pensarci. Ciao. Ok, non so nemmeno io alla fine che foto gli ho mostrato perché ne ho pigiate 40 tutte insieme finché una non è andata bene. Quindi sarà una sorpresa anche per me chi farà fuori. Eccola là che sta arrivando. Oggi è un nuovo giorno per la nostra Oruda che, come vedete, è leggermente, diciamo, è un po' strana, ecco, è leggermente alterata, diciamo così. Ecco, infatti è praticamente allo stesso aspetto di una persona che è stata torturata e che adesso ha tutta l'intenzione di far fuori qualcuno, e lei non è da meno. Mi domando con chi cercherà di prendersela, perché onestamente non so se ce la va con Cocona, con Sakimiyu oppure con Musume. Lo scopriremo subito. Non le si può parlare, non si può fermare, non si può far niente. Kill, kill. Chi vuoi uccidere, bimba? Chi vuoi uccidere? Dove stai andando poi, soprattutto? Ma dove cavolo stai andando? Qualcosa mi fa pensare che stai andando verso Cocona. Però adesso lo scopriremo meglio, ecco. Cocona? Cocona? Vai via, sei ancora in tempo, vattene! Vattene, Cocona, vattene! Vattene, Cocona, Cocona! Mi sa che non ha avuto il tempo di sparire, Cocona! Oh no, è successa una cosa che non mi aspettavo assolutamente. Oh no, ma guarda un po' cos'è capitato. Non me lo sarei mai poi mai aspettata una cosa del genere da Oruda. Oh no, sono tutti terrorizzati, anche io. Oh no, come non me l'aspettavo. Oh no, che paura. Oh no, che poi non capisco perché suicidarsi anche. Cioè, a questo punto poteva anche non farlo. Voglio dire, lei non è stata torturata. Quindi per quale motivo sta facendo quello che sta facendo? Beh ragazzi, non ci è dato saperlo. Adesso chiaramente verrà chiamata la polizia, perché insomma questo scenario merita di essere approfondito. Abbiamo avuto la conferma che sì, lei aveva le mutandine nere. Ma a parte questo, ragazzi, vi ho appena mostrato come fare a convincere uno studente a farne fuori un altro senza dover ricorrere al metodo del sonnifero, della scatola, della tortura, eccetera eccetera, semplicemente prendendo la povera Oruda e facendo in modo che tutti se la prendano con lei e la bullizzino. In questo modo potete indurla a uccidere un po' chi cavolo vi pare, comprese le rivali, ovviamente compresa Cocona, che ovviamente è sempre lei quella fortunata. Poteva morire Sakimiyu, poteva morire Musume, no, è morta Cocona, chiaramente. Detto questo, spero che questo tutorial vi sia d'aiuto. Ringrazio il signore Evil Tale, il mio amico moderatore, perché mi ha dato diverse dritte interessanti per questo video, e la miniatura che vedrete effettivamente è stata ottenuta da uno scatto che lui stesso mi ha fornito. Grazie a tutti, alla prossima con Kiri Kiriander, Eternal Love, ciao!
e mi raccomando, quando ci sarà il gioco finale, trattiamole un po' meglio con Euruda, d'accordo? Ciao ciao!